ricercatore all'Università di Pisa, e poi ha pubblicato altrettanto fortunati libri di divulgazione scientifica. Lui è Marco Malvaldi e questa sera ci spiegherà come delle formule matematiche scoperte in passato si siano poi rivelate nel futuro, molti anni in avanti, assolutamente imprescindibile per il nostro sviluppo tecnologico. Grazie a tutti. Salve. Allora, quello di cui parleremo oggi è appunto che cos'è un oggetto inutile e per quale motivo può essere molto bello costruire oggetti inutili. Alle mie spalle vedete già un meraviglioso oggetto inutile, è un ombrello di pietra, è uno degli oggetti inventati da una designer greca, Caterina Campriani, che appunto si è specializzata nella produzione, nel design di oggetti assolutamente inutili. Quindi un esempio perfetto è questo, un ombrello di pietra. Un altro esempio molto bello, che mi piace sempre, è un calice spinoso. Anche questo è un oggetto particolarmente inutile, siamo d'accordo? Un altro oggetto assolutamente inutile, se ne parla spesso in questi giorni, potrebbe essere considerato questo, ma l'inutilità di questo oggetto è questionabile, mentre invece l'inutilità di quest'altro oggetto può essere decisamente obiettiva. La persona però di cui incominciamo a parlare oggi, Claude Shannon, costruì una macchina che chiamò Ultimate Useless Machine, macchina inutile definitiva. La macchina di Claude Shannon era una macchina costituita da una scatola di legno con un interruttore con due posizioni, on-off. Nel caso in cui venisse accesa, quindi la macchina venisse posta su on tramite la levetta, che cosa faceva la macchina? No, faceva una cosa molto più perversa, usciva dalla scatoletta una manina che spegneva la macchina e rientrava nella scatoletta. Allora, nessuno degli oggetti che abbiamo visto ha le caratteristiche, diciamo così, essenziali della macchina di Shannon, perché la macchina di Shannon è inutile in quanto è un ciclo. Non permette intrusioni, interazioni o scambio di energia con la materia circostante, a meno che non lo tiriate in testa all'inventore. Ma per quale motivo una persona come Shannon, per far capire di chi sto parlando, Claude Shannon è il padre della teoria dell'informazione. Se oggi abbiamo cosine simpatiche come i computer, internet, la trasmissione a banda larga e cose del genere, la dobbiamo quasi esclusivamente alle basi teoriche gettate da Shannon negli anni 40. Per quale motivo Shannon si occupava di oggetti inutili e postulava diciamo, l'esistenza di oggetti inutili perfetti? Per due motivi. Motivo numero uno, Shannon era un buon tempone. Era un notevole giocoliere, si spostava per i corridoi del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, in monociclo, cosa che seminava lo scompiglio fra i suoi colleghi, ed era un personaggio, diciamo così, bizzarro. Ma, in secondo luogo, perché Shannon sapeva benissimo che un oggetto non è mai completamente inutile. Quando diciamo che un oggetto, una costruzione concreta o astratta, quindi della materia dell'intelletto, è inutile, dobbiamo sempre chiederci: inutile a cosa? E per dare un'idea del perché Shannon sapesse benissimo che la sua macchina non era in realtà così inutile, vi vorrei raccontare una storia. La storia ha inizio circa nel 1700, quando un signore di nome Leibniz, forse qualcuno lo conosce, ha una notorietà solo lievemente superiore alla mia, dimostrò in un articolo in francese un teorema piuttosto banale, talmente banale che sembrava al suo stesso dimostratore inutile. Lo stesso Leibniz, nel presentare il teorema, si scusa, dice che
l'osservazione triviale che sto per fare è comunque essenziale per stabilire con fermezza i presupposti dai quali parto. Il teorema è il seguente: ogni numero è scrivibile come somma di potenze di 2. Prendete un numero qualsiasi, il 3, lo potete scrivere come 2 alla 0 più che fa 1 più 2 alla 1 che fa 2, 3. Un altro numero, il numero di scudetti della Juventus, qui è un pochino, la cosa è un po' più ambigua, comunque qualsiasi numero può essere scritto in questo modo, alquanto bizzarro e all'epoca di Leibniz assolutamente inutile. All'epoca di Leibniz in cui, diciamo così, i calcolatori elettronici non erano stati ancora immaginati. Erano stati inventati i calcolatori automatici. Per esempio, un certo signor De Man inventa un oggetto per risolvere le equazioni cubiche, le equazioni di terzo grado. È un oggetto idraulico e funziona secondo il principio dei vasi comunicanti. Sono dei vasi di forma diversa, collegati tra loro con un tubicino, che trovano la soluzione come altezza del livello dell'acqua che si viene raggiunta in tutti i contenitori, uno di forma conica, uno di forma cilindrica, uno di forma rettangolare, uno di forma paraboloidale, che rappresentano i vari termini in x alla terza, x quadro, x e termine noto. Se qualcuno di voi oggi provasse a risolvere un'equazione di terzo grado usando il sistema di De Man, diciamo, questo sarebbe utile principalmente per il suo psichiatra, che avrebbe di fronte a sé un futuro luminoso. Allora, perché il teorema di Leibniz così, diciamo, così banale e così importante? Oggi lo sappiamo, è ovvio, perché tutta l'elaborazione elettronica si basa sul poter scrivere qualsiasi messaggio come successione di 0 e 1. Non solo, qualsiasi operazione logica può essere scritta come successione di 0 e 1. Questo lo dobbiamo a un altro signore che si chiamava George Boole, che appunto formalizzò le regole della logica in un libretto che si intitolava The Rules of Human Thinking, le regole del pensiero umano, che non c'entravano niente col pensiero umano, ma hanno gettato le basi di quella che sarebbe stata appunto la rivoluzione tecnologica. Partendo da queste basi, dall'algebra di Boole e dal teorema di Leibniz, Shannon fece una cosa meravigliosa. Dimostrò che qualsiasi comunicazione poteva essere trasmessa attraverso una stringa di 0 e 1, attraverso un canale che poteva avere una qualsiasi sorgente di errore. È questa la cosa mostruosa. La potenza dell'opera di Shannon parte da questo, dal fatto che Shannon dimostra che si può trasmettere un qualsiasi messaggio da me a voi usando solo ed esclusivamente una successione di 0 e 1 e non solo. Se io nel corso della trasmissione del messaggio venissi disturbato da qualcuno, da un personaggio con una bandiera bianconera che passa fra me e il pubblico, e quindi voi non foste in grado di capire bene il messaggio, io potrei essere in grado di farmi capire perfettamente semplicemente ripetendo lo stesso messaggio un certo numero di volte. Il numero di volte in cui devo ripetere il messaggio è dettato semplicemente da quanto è lungo il mio messaggio e da quante volte il disturbatore mi passa in mezzo. È un'idea bella? Sì. È un'idea originale? No. L'avevano già avuta dei personaggi che si presume non sapessero molto di matematica e che usavano uno strumento tecnologicamente solo un pochino meno avanzato dei computer e dei cavi di trasmissione a banda larga, cioè dei bonghi. Bonghi. Abbiamo visto tutti nei documentari sull'Africa o nei film che vengono girati su storie africane che a un certo punto ci sono delle persone che si mandano delle notizie suonando
su dei tamburi, su dei bonghi e su dei cilindri di legno, e che attraverso questi cilindri di legno riescono a inviarsi dei messaggi anche molto lunghi. Come ci riescono? Ci riescono sfruttando una caratteristica delle lingue africane, che è molto simile alla caratteristica del linguaggio che utilizza Shannon. Le lingue africane sono lingue tonali. Se io dico una certa cosa, così ha un significato, così ne ha un altro. Cosa significa questo? Significa che molte frasi possono essere trasmesse semplicemente trasmettendo la successione di tonalità alto-basso del messaggio. Se per esempio io voglio dire una frase, non sono africano, non conosco le lingue africane, non conosco le lingue tonali, ma se dico a bocca chiusa a qualcuno, anche se il messaggio è incompleto, probabilmente avete capito. Se lo ripeto 4 o 5 volte, probabilmente il messaggio diventa sempre più chiaro. La ripetizione è fondamentale nelle lingue africane, perché basta spostare un singolo accento dall'alto al basso e una frase come, è l'unica che conosco, me la sono imparata a memoria, Bokolo no Hare, significa arrivò sul fiume. Bokolo no Hare significa bollì sua suocera. Quindi è fondamentale evitare questo tipo di errori. E le popolazioni africane lo risolvono esattamente come lo risolve Shannon, e questo Shannon lo sa. Ripetono il messaggio una volta, due volte, tre volte, 10 volte. È possibile che tu senta male, ok, ma una volta, magari due, ma 10, figliolo, te lo meriti poi di bollire tua suocera. Il problema con questo genere di costruzioni dell'intelletto è che non sempre funzionano. Rispetto alla procedura di trasmissione con i bonghi, la trasmissione di messaggi attraverso due semplici successioni di segnali, 0 o 1, acceso o spento, permette di mandare qualsiasi messaggio. Di questo ne possiamo essere sicuri proprio grazie a Leibniz, proprio grazie al fatto che Leibniz lo ha dimostrato. Ha gettato un ponte fra due discipline, la linguistica e la matematica, e questo ponte è indistruttibile ed eterno. È questo la vera forza delle dimostrazioni matematiche. Se voi dimostrate matematicamente un teorema, gettate un collegamento fra due mondi che prima erano scollegati, magari scollegati di poco, magari appunto matematica e linguistica scollegati di parecchio, e quel ponte è eterno. Non importa quanto sia sottile, non importa quanto voi siate pesanti, non importa quanto velocemente lo attraversate, ci potete correre sopra. Certo, a tutta prima sembra inutile, però il giudicare qualcosa inutile è sempre un'inutilità, è sempre un giudizio che viene da quello che noi riteniamo possa essere utile, da quello che noi vediamo. Per un uomo del Settecento trasmettere un messaggio come forma di zeri e uni sarebbe stato francamente delirante. Nessuno nel Settecento si poteva immaginare che avremmo avuto calcolatori automatici basati sull'elettronica. Il primo calcolatore automatico serio, al di là di De Man e dei suoi oggetti in cui si versavano liquidi, è un calcolatore meccanico, è la macchina analitica di Babbage, cioè un oggetto che non funzionava in maniera binaria, aveva delle rotellone che giravano e che fornivano i risultati delle operazioni. Molto più intuitivo, molto più semplice da capire, assolutamente impossibile non da far funzionare, da costruire. Qualcosa come 16.000 parti meccaniche, metà delle quali manco vedranno la luce. Per cui, se giudichiamo un oggetto o una costruzione del pensiero matematica
tutto, è un qualcosa di eterno, inutile, facciamo un enorme atto di presunzione, cioè riteniamo di essere arrivati in fondo, riteniamo che la nostra civiltà e la nostra tecnologia non abbia più niente da sviluppare, che quindi quell'oggetto astratto che abbiamo appena creato, questo meraviglioso cacciavite in grado di interagire con un oggetto, con una vite che non abbiamo ancora costruito, non serva perché non abbiamo le viti. È una presunzione. E per darvi un'idea di quanto questa presunzione sia pericolosa, vi racconto nel breve tempo che mi restano due storie di due enti matematici che sono apparentemente inutili. Una probabilmente la conoscete tutti. È un'entità matematica chiamata I, l'unità immaginaria, i numeri complessi. Lo scopritore dei numeri complessi, la persona che per la prima volta se li trova di fronte, Girolamo Cardano, li definisce mostri. Dice che assolutamente sono inutili e usa proprio questa parola, inutili, mostruosi, e fa qualsiasi sforzo per evitare la loro comparsa nell'algebra, anche se gli sono fondamentali per risolvere alcune equazioni. Oggi senza i numeri complessi, quell'altra branca un pochino complessa che chiamiamo fisica teorica, termodinamica, non sarebbe la stessa, non avremmo modo di descrivere in che modo l'energia si disperde, in che modo l'energia da concreta e coerente diventa calore, va via e contribuisce a aumentare l'entropia del nostro universo. Possiamo farlo grazie ai numeri complessi. Ma l'altra storia, un pochino più interessante, riguarda due signori che si chiamano Perron e Frobenius. Perron e Frobenius si occupano di una disciplina nell'Ottocento abbastanza esoterica, l'algebra delle matrici. Le matrici sono quadrati di numeri, numeri scritti dentro a delle cornici, uno qua, uno là, uno su, per righe e per colonne. Era già un qualcosa, già una matrice era nell'Ottocento un oggetto assolutamente inutile. Per quale motivo non usare i numeri così come sono e metterli in fila in colonna? Non si capisce. Però queste matrici hanno delle proprietà, o meglio, vengono postulate per queste matrici delle proprietà abbastanza curiose. Ci si chiede come si possa moltiplicare due matrici e qualcuno propone che due matrici possono essere moltiplicate prendendo ogni elemento di una riga e moltiplicandolo ognuno a scorrere per l'elemento della colonna della matrice successiva. Così, così, così. Sembra una cosa stranissima. E Perron dimostra un teorema che dice che se una matrice ha una particolare proprietà, è una matrice non riducibile, allora una sua proprietà, il primo autovalore, è molto più grande degli altri. È più grande degli altri, non è, diciamo, si dice in matematica degenere, ne esiste uno e uno soltanto. La cosa viene accolta dalla comunità scientifica con un'indifferenza pari alla vostra. Sto parlando di un qualcosa che non vi tocca minimamente. Dopo una decina di anni un altro signore che si chiama Frobenius dice no, attenzione, non solo per qualsiasi matrice che abbia ogni elemento maggiore di zero questa cosa vale, ma anche per qualsiasi matrice che abbia ogni elemento maggiore o uguale a zero. Sgomento nella comunità scientifica. Quel maggiore o quell'uguale a zero è fondamentale. Perché? Perché qualsiasi ente possa essere collegato ad un altro ente, può essere messo in una matrice. Io posso essere messo in una matrice, lei può essere messa in una matrice, come elemento dentro un quadratino. E una freccia che lega me a lei può essere un elemento della matrice da Marco a, tu hai una faccia da Giorgianna, Maria Teresa, benissimo, può essere un elemento della matrice che lega me a Maria Teresa. Ci potrebbe essere anche un elemento della matrice che lega Maria Teresa a me, oppure no, magari io la conosco ma lei non mi conosce, io l'ho vista ma lei non sa chi sono. Se possiamo, tutto questo quindi, si può costruire una meravigliosa matrice in cui alcuni elementi sono non nulli, rappresentano delle freccine di conoscenza, dei collegamenti
fra un punto e un altro, fra un sito e un altro, sto usando una parola che potrebbe aiutarvi, mentre la gran parte di questi sono zero. E per matrici di questo genere il teorema di Perron-Frobenius funziona. Se ne accorgeranno, circa 180 anni più tardi rispetto a quando è stato dimostrato, due signori si chiamano, e con questi due nomi concludo la mia presentazione, Sergey Brin e Lawrence Larry Page. Se oggi abbiamo Google, se oggi abbiamo un sistema che permette di indicizzare i siti e di dare una classifica di tutti i siti basata sul collegamento, sul fatto che ogni sito contiene dei rimandi al sito stesso e dei collegamenti ad altri siti, e riusciamo a stilare una classifica completa, omogenea e molto spesso affidabile, lo dobbiamo a un teorema parecchio esoterico dimostrato 180 anni fa. Concludo. Se dimostrate matematicamente qualcosa, può sembrarvi inutile, e molto spesso anche i suoi stessi scopritori sembra inutile. Ma pensare che sia davvero inutile, pensare che la ricerca di oggetti solidi del pensiero astratto sia inutile, è una cretinata gigantesca, perché è l'unica forma di pensiero eterna che esista. Grazie e buona serata. Thank you.